In questa ottica, la dimensione europea assume sempre più i caratteri di una comunità di destino, in cui è l'interdipendenza il primo parametro con il quale occorre confrontarsi. Il mondo di oggi non può essere considerato un'arena nella quale siano in brutale competizione sovranità impugnate come clave, in una logica di antagonismo o addirittura di scontro. I problemi hanno una dimensione e una natura che travalica le capacità persino dei paesi economicamente e militarmente più forti. In questo senso, l'antistorico richiamo all'autosufficienza rappresenta uno schermo che alla prova dei fatti si rivelerebbe tanto illusorio quanto fragile.